E adesso andandocene via dal Golden Inn Resort andiamo a affittare il motorino, dai. Vediamo se troviamo qualcuno che ce lo dà col casco, perché se non ce l'hanno col casco, niente motorino. Uscendo c'è questa sorta di casa delle bambole, dovrebbe essere tipo una rappresentazione di qualche tempietto loro. Sono tutte carine queste cose che hanno in giro. Andiamo a affittare qua, prima chiediamo se c'hanno i caschi però. Oh. Yeah, 250. Forse ci fanno anche il coso per domani. Possiamo chiedere a loro. Tong Sala. Do you offer the transfer for Tong Sala as well? Tomorrow morning? Yes. Tomorrow morning. We are at the Golden Inn. Oh. Okay. Yeah. Book taxi, yeah? Yes. Yeah. Possible here? Yeah. Okay. We need to be there at 7 a.m. So maybe The ferry at 8. 6:30. The ferry at 8. I think here 7. 7. 7 okay. Here. Yeah. Yeah. Or 150 each, yeah? 150 each? Yeah. Okay. I make a cap for you. For yeah. Golden View. Yes. Okay. Please. Seven? Seven in yeah, yeah. Perfetto, ok. Va bene, 7? Sì. Sì, 7:10 siamo lì. Ah, how long is 10 minutes from the pier? Yeah. And 7:30, ok. No problem. Ok. Ok. Helmet, one or two? Two helmets. Two helmets, please. Yeah. Also, we are entered. Sì, vabbè. Dobbiamo lasciare il passaporto. Massimo 2 persone, ok. Quindi non abbiamo assicurazione, ma abbiamo quella internazionale. Ok. Ok. Okay. Yeah? Yeah. Ah, ok. Ah. Cô chị mấy đứa dọn bay không? Mấy đứa kiên trọ không? Address, we are in Golden Inn. Golden Inn. Okay, I give this one to you. Okay. 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 Quindi 550. 4, 5 e 50. Quindi con la bellezza di 15 euro ci abbiamo il motorino per tutto il giorno e il taxi per domani. Ha fatto anche la foto per sapere chi siamo. Sì. Sì, questi sono 2, 3. Ah, gasoline, yeah. How much gasoline? For 2 days and 5 button, okay. For you come for back. For today, just 1 day. For today, yeah. Ah, for 2 days. Yeah. How much? For 5 button, okay. 200 baht. 5 bottles. Yeah, for 1 button, 40 baht. Ah, okay. Ah. So 2 bottles, yeah? Yeah, 2 button. 2 bottles, yeah, 2 bottles. 80.550 più 630. Tu gli hai dato 700, sì. 70 ti devo restituire. How much was there? This is the total, right? 6. I give you 2 days, yeah? No. 1 day. Oh! Okay, sorry. We not but 2 days, yeah? No, today, like today. But 1 day. No, ma è giusto. No, it's okay. Cosa? Ma è giusto, yeah. Quello che gli ho dato è giusto. Che stai dicendo? Sì, vabbè, però questo è il totale, 630. No, it's fine. No, wait. Wait. No, it's okay. It's just 70 baht. The rest. The taxi and the motorbike. Uh-huh. Motorbike. I give you 700. 300. 300. 380. 780. 700 baht. Yeah. 700.
You so 100 the, baht more. From Just that, ok. Hanno detto loro anche di fare il video per far vedere che sia nuova la moto. E la controlliamo dopo assieme. Qua c'è giusto un graffettino. Però la moto, beh, è nuova. Dai. Beh, quest'isola è molto più selvaggia. Selvaggia, vero? Qua si vede a sinistra, ci sono un po' le colletti, qua dietro la tazza. Posso fare colazione? Sì, dai. Parcheggio di Comà, la Belve lì, bella blu, nuova, scintillante. Sperando che non ci sia alta marea, qua dovremmo trovare una lingua di sabbia che ci collega direttamente a un'altra isoletta, ed è una delle zone più belle di Koh Phangan. Speriamo, ma dopo le piogge di ieri non lo so. Sperando che non piova, dovremmo arrivare a questa isola qua. Questa spiaggia deve essere spettacolare, chiaro. Peccato. Purtroppo con le mareggiate e il brutto tempo, anche tutta la mondezza che si butta in mare. Vicino poi di queste bottigliette che capisco che cosa siano, di cosa siano. Bottigliette di questo energy drink. E avrei lasciato magari il tassista strappato l'altro giorno. Siamo stati fortunati abbastanza perché l'isola di Comà è raggiungibile. Dai, adesso ci arriviamo e ci facciamo una passeggiatina. Wow! Nonostante il cielo coperto c'è un'umidità, un caldo. Occhiali che continuano a scendere. Infatti ufficialmente a Comà. Co che vuole dire isola e ma che vuol dire ma cosa ne so. Beh, iniziamo il nostro percorso. Siamo arrivati in questo punto morto e io dico di continuare. Ci sono delle queste pietre così che dovrebbero indicare qualche indicare il percorso, quindi secondo me dicono di andare o su o continuare via mare. Silvia? No, quelle pietre non servono a niente, non sono indicazioni. Sono indicazioni ufficialissime per me, quanto basta per continuare. Dai, vieni che lo troviamo, su, dai, non temere, non succede, vieni. Silvia, rimani lì, aspettami però 10 minuti, se poi è chiama i soccorsi. L'115 qualcosa è polizia per i turisti. Allora, il percorso mi sta portando a questa casetta abbandonata. Ma questa è proprio abbandonata. E non penso che si vada avanti. Vabbè, non penso che si vada più avanti di così. Comunque, da questa spiaggia penso che sia tutto, da quest'isola in questo caso.
Silvia, dai, dici cosa sono questi buchetti. Dai, momento linea verde. Momento linea verde, questi buchi che potete vedere qui, ne vedete anche altri. Dai, sì, dici cosa sono. Ecco, sono i buchi fatti dai granchi. Purtroppo in questo momento non ne vediamo neanche uno, però loro creano questi buchettini in maniera velocissima. Ma chi te l'ha detto questo? È precisissima, li ho visti io. Ah, li hai visti? Sì, sì. Più grande il buco, più grande il granchio. Vabbè, per ogni... per ogni buco c'è un granchio. Questo è il messaggio, vero? Sì. Non è importante quanto è grande il buco, ma è importante quanto il granchio. No, non penso. È ammirevole come tengono tutto quanto pulitissimo. Ovvio che non lo fa gratis, sarebbe pagato per farlo. Però lo puoi fare bene, lo puoi fare male. E generalmente qua lo fanno bene. Ho un po' di acqua? Momento per la chang. Ci siamo riparati in questo posticino. Sono tutti dal posto, eh? È vero che sono tutti dal posto? Sì. Quindi probabilmente si mangia bene. Sembravano buoni i piatti. Me l'ha preparato la signora. Il mio piatto preferito della vacanza, riso. Pezzettoni di aglio, peperoncino a manetta. E qua la pioggia aumenta e quindi non sappiamo come cazzo andarcene via, perché mettersi in moto così non è proprio simile. Vabbè, dai, ce la prendiamo così. La signora si fa una bella passeggiatina in ciabattine.